Exoratix, benvenuti in questo video con me e con Volkswagen Tiguan, un 1550 cavalli benzina con cambio automatico, che è un SUV, lo sappiamo tutti, platinum grey è il colore, allestimento life. Andiamo a vedere la calandra, che è molto rigorosa e con delle linee di tensione dritte e quasi un po' severe, ok? Quindi ritroviamo le linee classiche della Volkswagen. Abbiamo i gruppi ottici con dentro i dettagli cromati. Andiamo a vedere i cerchi, che sono in lega da quanti pollici? 17 pollici. Tante linee di tensione anche sul laterale, guardate questa lama che attraversa tutto il laterale, è lunga 4 metri e 48, largo 1,83 m ed è alta 1,65 m. Troviamo anche le barre al tetto e i montanti che sono cromati. È un SUV, quindi mi sembra importantissimo andare a vedere il bagagliaio. Apriamolo, sono 615 litri che diventano 1655 abbattendo i sedili, e possiamo farlo comodamente direttamente dalle leve che abbiamo nel vano. Andiamo ad alzare. Abbiamo il fondo regolabile su due livelli e sotto abbiamo la ruota di scorta. Piccoli vani laterali per gli oggetti più piccoli e ganci per bloccare gli oggetti. Abbiamo anche una presa da 12 volt qui. Forse nero su nero non si vede, ma fidatevi di me che c'è. Andiamo posteriormente a vedere com'è lo spazio per i tre passeggeri posteriori. Io salgo dall'altra parte. Eccomi qua. Allora, i sedili si possono abbattere completamente, ma anche, già che ci sono, lo dico, regolare all'indietro o in avanti, e poi possiamo scegliere anche di tirare giù solo il sedile centrale e diventerà una botola per gli oggetti lunghi. Bello il bicolor dei sedili con questa texture, è molto morbida e anche bella da vedere. Abbiamo gli attacchi Isofix su tutti e due i sedili laterali. Al centro abbiamo il tunnel centrale, scusate il tappetino si è spostato, e abbiamo la regolazione delle bocchette da reazione caldo-freddo con un'altra presa da 12 volt qui nel centro. Spazio di bordo non parliamone neanche, perché è veramente tantissimo. Andiamo davanti, eccoci qua. Allora, prendo le chiavi, saliamo a bordo, eccoci. Allora, mi piace tantissimo sempre vedere i vani. Nella plancia qui davanti abbiamo un vano comodissimo per magari lo smartphone, le chiavi di casa. Vieni, sali a bordo. Vado ad accendere il veicolo, così guardiamo un po' l'infotainment. Eccoci qui con radio, la gestione dei media, del telefono tramite Apple CarPlay, Android Auto, il navigatore, le applicazioni appunto e tutte le info sulla vettura. Il clima è bizona con i tasti a sfioro, come vedete abbiamo anche il riscaldamento dei sedili su tre intensità, bella, molto molto elegante. Due portabibite, un altro piccolo vano e qui sotto un pozzetto sotto il poggiabraccio. Non mancano ovviamente i comandi al volante per la gestione degli ADAS, per la gestione del comando vocale delle telefonate, e qui dietro i pad shift per il cambio al volante. Io direi di scendere perché voglio parlarvi dei consumi e anche di quanti anni ha e di quanti chilometri ha quest'auto. Allora, consumi 14 km con un litro nell'utilizzo misto, che arrivano 19 km con un litro in extraurbano e 12 km con un litro in città. È di luglio 2021, quindi è veramente nuovissima, perché ha solo 18.119 km, tenuta benissimo e in perfette condizioni. Ricordo, Volkswagen Tiguan 1550 cavalli benzina con cambio automatico. La trovate su rattix.com, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, Exoratix!